Siamo ragazzi? Allora, diciamo una piccola comunicazione. L'ho mandata anche ieri nel gruppo. Allora, io nei tutti quanti i video che ho caricato su MediaSpace, quello a cui potete accedere utilizzando le credenziali di Ateneo, okay, io non riesco a vedere che cosa voi visualizzate. E cioè, se visualizzate sia il tablet che la webcam, se potete visualizzarli tutti e due, non riesco a vederlo. Dateci un attimo un'occhiata, mi sembra, mi dici tutti e due, qualcuno vede tutti e due. Ecco, molto probabilmente basta cliccare da qualche parte per passare da uno all'altro, ok? Io speravo che venisse così, e cioè che comparisse il tablet e solamente qui, piccolino, io che mi sbraccio, per vedere dove sto indicando man mano che faccio l'esercizio. Però si può, in qualche modo non riesco, o una o l'altra potete sceglierne, ok? E lì ho cercato di raggruppare tutte le lezioni dall'integrale fino alle equazioni differenziali, ok? Le trovate belle ordinate. Ho pensato che in questi ultimi tempi non avete avuto tanto tempo per studiare matematica, e allora dall'integrale in poi vi ritrovate tutte le lezioni messe bene in ordine, ok? Ottimo, adesso invece faccio live su YouTube e invece poi concludo le equazioni differenziali con, se invece poi le riservo su MediaSpace. Dimmi tutto. Allora, non ci sono tutti però. Non ci sono. Allora, guarda, faccio così. La prima lezione della giornata la metto sempre su YouTube. La seconda la metto sempre su MediaSpace. A volte quello che mi succede, sono più o meno uguali e non cambia tanto. Mi è successo che qualche volta la live si è piantata. Ad esempio, ce n'è una in cui c'è solo un pezzettino. E quindi potete accedere, se non la trovate da una parte, la trovate dall'altra. Ok? Le lezioni sono più o meno equilibrate, uguali, quindi non dovreste avere problemi a ricostruirvi tutto dall'integrale in poi. Ok? Quindi questo è l'obiettivo. Adesso dovrebbe essere stabilizzato, adesso naturalmente ho parlato e quindi si rompe immediatamente, però dovrei aver capito come funziona e per quale motivo prima non andava. Quindi adesso spero che... Comunque, la prima sempre su YouTube, perché vedete che siamo tutti pieni? Se per caso devo mandare via qualcuno, almeno può vedersi live. Ok? La seconda invece, dove ho l'aula un pochettino più scarna, allora quella riesco anche a fare una lezione un po' più tranquilla, perché è più difficile gestire un'aula da 150 persone, e allora la registro e la metto su MediaSpace. Ok? Quindi questa è come idea. Oggi, equazioni differenziali, le passo, complementi ed esercizi. Ok?
Cominciamo. Cos'è un'equazione differenziale? Allora, abbiamo detto che un'equazione differenziale è un oggetto di questo tipo. In realtà, tecnicamente, questa è un'equazione differenziale. Questo è una condizione iniziale. Tutto questo oggetto qui insieme lo chiamiamo problema di Cauchy. Abbiamo visto che tra tutte le possibili equazioni differenziali ce ne interessano solamente un piccolo sottoinsieme, quelle che fondamentalmente siamo in grado di risolvere, e cioè quelle nella quali f di xy è uguale ad r di x, quelle in cui f di xy è h di x per k di y, e quelle in cui f di xy è axy più bx. La prima cosa fondamentale, questa anonima, questa variabili separabili, queste lineari. Importante perché nel momento in cui abbiamo fatto questa distinzione presenziale è importantissima nell'esame, ok? Perché la prima cosa che dovete fare nel momento in cui vedete l'equazione differenziale, ce ne sono due, è classificarla, dire in quale di queste famiglie è, perché ogni famiglia ha la sua formula risolutiva. Ci siete? Allora, guardate, una cosa però di cui non abbiamo ancora parlato, noi adesso sappiamo fare i conti, ma una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è, ma la soluzione che io trovo in un'equazione differenziale è unica, esiste ed è unica, perché a me interesserebbe tanto questa cosa qui, perché altrimenti se persone diverse trovano soluzioni diverse nella stessa equazione differenziale, allora l'esame siamo fregati, ok? Allora, ci sono dei vari teoremi abbastanza precisi nel libro e anche abbastanza complessi se volete da utilizzare. Io cerco di specificarvi quello che viene chiamato teorema di esistenza e unicità per ognuna di queste famiglie, ok? E quindi vi dirò la condizione che deve avere R, le condizioni che devono avere H e K e le condizioni che devono avere A e B affinché ci sia esistenza e unicità della soluzione. Mi avete seguito? Quindi cominciamo da quelle più facili. Allora, dato il problema di Cauchy, y' uguale ad r di x e y di x con 0 uguale a y0, se R che va da un intervallo, e guardate, invece di mettere un intervallo faccio una cosa più facile, metto x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon in R è continua, allora esiste ed è unica la soluzione dell'equazione di questa in x con 0 meno epsilon x con 0 più epsilon. Allora, attenti cosa vuol dire questa cosa qui. Vuol dire che facciamo riferimento alle equazioni differenziali che io ho chiamato anonime, ok? Consideriamo il problema di Cauchy. Allora, se la funzione R è continua in un opportuno intorno del punto x con 0, vedete? Ok, guardate che questo intorno potrebbe essere anche tutta la retta reale. Quindi, allora, esiste ed è unica la soluzione dell'equazione differenziale nello stesso intorno. Facile, no? Ci siete? Mi avete seguito? Quindi, in questo caso, tutto estremamente facile. Seconda, attenti, vi faccio prima le lineari
di quelle a variabili separabili, perché quelle a variabili separabili sono un po' più incasinate. Dato il problema di Cauchy, y' uguale a x y più bx y di x con 0 uguale a y 0. Se la funzione a e la funzione b vanno da x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon in R, sono continue, allora esiste ed è l'unica la soluzione di questo problema di Cauchy, definita in x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon. Vedete che sono molto simili in questo caso. In questo caso ho richiesto la continuità. Guardate, i matematici probabilmente non avrebbero dietro qualcosa, perché servirebbe molto meno della continuità. Ma per noi economisti, per voi economisti, questo è più sufficiente. Okay? Voi sapete che se queste due funzioni sono tutte e due, ad esempio, funzioni definite in R, ok? Allora la soluzione esiste di unica in tutto R. Mi avete seguito? È identico, preciso, identico a quello di prima. Prima chiedevo la... Infatti deve essere così, perché se questo è 0, vedete che ritorna quello di prima. Ritorna? Un po' più incasinato è l'ultimo. Dato il problema di Cauchy, y' uguale h di x per k di y di x con 0 uguale a y 0. Qui adesso le cose sono un po' più difficili. Allora, se h va da x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon, più epsilon, in R è continuo. K che va da y0 meno delta, y0 più delta, in R è continuo, è derivabile. E K primo di y è diverso da 0 per ogni y appartenente a y0 meno delta, y0 più delta. Allora, guardate, qua ho tanta roba di più. E cioè, guardate cosa deve succedere. Deve succedere che la funzione h, che la h sia continua, come prima, infatti è la funzione di x. Poi, la funzione di k deve essere, non basta continua, derivabile, k naturalmente in un intorno di y0, e la sua derivata deve essere diversa da 0. Ok? Allora, esiste ed è unica la soluzione di asterisco in, ho sbagliato, chiedo perdono, sbagliato. No, poca roba, ma ho sbagliato. Io ho proprio scannato io. Guardate, K' minore di più o meno infinito, di più infinito. Deve essere derivabile, e cioè e con derivata prima finita. Ho sbagliato io. Vi prego di correggere.
qua. Ragazzi, ho scritto diverso da zero e invece era diverso, è diverso da più o meno infinito, quindi limitata in qualche modo, derivata prima limitata. Allora, esiste l'unica soluzione, in x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon. Ok? Sbagliato io. Attenti. La funzione h deve essere continua. La funzione continua in x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon. La funzione k invece deve essere derivabile, non basta continua, in un intorno del punto x meno 0. Ci siete, ragazzi? Abbiamo fatto i tre teoremi che ci permettono di avere l'esistenza e l'unicità. Dimmi. Allora, guarda. Scriviamola così. Così siamo tranquilli. Ok? E in realtà cosa succede? Che se k primo esiste, allora non può essere più o meno infinito. Ok? Quindi sarebbe sufficiente inserire questa h continua, k derivabile in tutto l'intorno. Basta. A quel punto siete tranquilli e avete tutte quante le informazioni. Quindi queste due sono sicuramente ridondanti. E questa qua vi dice in più che la derivata deve esistere finita, ok? Ma noi abbiamo detto che la derivata, se esiste, è finita. Ci siete, ragazzi? Quindi questa potete tranquillamente tralasciarla, vi vanno benissimo le prime due. Ve l'ho messa perché in realtà vi ho... Allora, in maniera che capiate perché ho sbagliato. Allora, quello che potrei fare è dare una condizione sulla derivata della funzione k solo in un intorno opportuno di y0, è fatta così nel libro, ok? E questa derivata deve essere finita. Fa un po' casino, preferisco darvela in questo modo qui. Mi avete seguito? Ci siete? Ok, allora, quindi, guardate, riassumiamo le tre, senza perdere tempo. Continua in un intorno di x con 0, abbiamo esistenza e unicità. Queste due continue in un intorno di x con 0, abbiamo esistenza e unicità. Questa continua in un intorno di x con 0, questa derivabile in un intorno di y0, abbiamo esistenza e unicità. Facile? Ok? Questa potete tranquillamente tralasciarla, è qualcosa in più. Attenti, naturalmente, queste sono le potrei chiamare condizioni sufficienti, ok? Si possono indebolire tanto quanto vogliamo, ma i matematici sono bravissimi a fare queste cazzate qua, ok? Però non ci servono, e a voi servono le cose più pratiche e applicate, si possono applicare immediatamente. E questo sicuramente è quello che secondo me è il riassunto ideale tra capacità applicativa e capacità di ricordarsi per l'esame. Queste sono quindi continuità e delle variabili separabili e derivabilità della funzione di y. Ci siete? Ok. Bene. Allora, adesso... con calma e tranquillità anteprima quiz, lo so che siete tristi, ma questi sono quelli dell'esame, e allora è meglio che tra un attimo ci arrivo, aspetta che mi ricompaia la mia back to meeting. Coraggio.
dove è andato a finire. La share, eccolo qua. Allora, y' uguale a 1 fratto y alla terza, y0 uguale a 1, quanto fa y di 15 fa? Questo è l'esame. E l'esame viene così. E allora, no, no. Allora sì. Potrebbe essere l'esame. Così sono più... Allora, Federica, no, non c'è Federica. Anna? Dove è Anna? Dai Anna, dove? Hai la faccia da Asia. Asia? Variate. Allora dimmi, Asia, intanto per tutti, qual è che in quale categoria la mettiamo? Allora, anomiche, variabili separabili o lineari? Va, hai il 3,3% periodico di probabilità di beccarlo giusto. Lineari, allora lineari. Lineari? Perché non lineari? Perché? Perché Asia non può essere lineare, perché per lineare deve comparire solo la y della parte di qui, y alla 1, ok? Mentre qui abbiamo y alla meno 3, quindi sicuramente non è della tipologia lineare. Osserviamo, torniamo un attimo indietro. Non può essere qui, perché vedi, lineare a y alla 1, ok? Mentre i tuoi colleghi dicono, c'è la y, vedete ragazzi, la y c'è, quindi questo lo buttiamo via. Poi, quindi ho qui o qui, 50% di probabilità. Non, la y non compare a grado 1, compare a grado, a grado meno 3, ok? Quindi sicuramente è qui. Cosa dobbiamo controllare, Asia? Nelle equazioni di variabili separabili. La prima cosa da controllare, te ricordi? Primissima. Il caso? Bravissimo. Il caso idiota. Ok, quello qui è il caso elementare. Come facciamo a controllare se siamo nel caso elementare? Prendo l'uno, lo inserisco lì dentro e mi viene 1 fratto 1 alla terza, cioè 1 che è diverso da 0. Sicuramente non abbiamo la quinta soluzione costante, quindi sicuramente possiamo applicare senza problemi la nostra formuletta risolutiva. Attenti, non utilizzo la formula, utilizzo direttamente il metodo computazionale, e quindi dy su dx uguale a 1 fratto y alla terza. Ci siete? Ci siete ragazzi? Ottimo. Allora, sposto le variabili, y alla terza dy è uguale a dx. Integro. Ci siamo? Ottengo Asia integrale di y alla terza. Bravissima, y alla quarta fratto 4. Uguale a... Qui c'è 1, quindi x più c. Adesso subito, ok?
non dopo, ma subito, impongo la condizione iniziale, e cioè un quarto è uguale a 0 più C, e cioè C è uguale a un quarto. Mi avete seguito? Facile, ragazzi? Bene, abbiamo trovato la soluzione. Y alla quarta fratto 4 è uguale a x più un quarto. Adesso, naturalmente, ci troviamo come? Ci troviamo a dover esplicitare la nostra funzione y, avere y uguale. Ok? Perché? Perché noi non vogliamo sapere quanto vale y alla quarta, vogliamo sapere quanto vale y. E quindi, y alla quarta è uguale a 4x più 1. Tutto giusto? Sì. E cioè y è uguale alla radice quarta di 4x più 1. Mi avete seguito? Attenti, guardate. Finiamo l'esercizio e poi faccio un commento. Cos'è che ci chiedevano? Ci chiedevano quanto valeva y nel punto 15 quarti. Adesso, allora, y in 15 quarti è uguale alla radice quarta di 15, 4 per 15 quarti più 1, 4 e 4 se ne vanno via, radice quarta di 16, 2 per 2 4, 4 per 2 8, 8 per 2 16, uguale a... Vedete che la condizione qui ci dice, adesso sarà pure un caso, ma non è, saremmo stati tanto fortunati a farlo venire fuori giusto giusto, ok? Questo è giusto di sicuro. Quindi, quando fate l'equazione differenziale, vi viene un risultato che si semplifica in questo modo qui, non può essere sbagliato. Facile? Guardate, attenti, importante è questa cosa qui. Osservate, guardate un attimo il dominio della funzione soluzione che abbiamo trovato. Se avete un attimo di pazienza, vi rendete conto che quella soluzione lì non è definita sempre. Vedete? Perché quella radice quarta. Quindi, quella funzione è definita in 4x più 1 maggiore o uguale a 0, e cioè x maggiore o uguale di meno un quarto. Quindi lei è definita solo in meno un quarto, virgola, più infinito. Questo succede sempre, ed è il caso di prima, e cioè le equazioni differenziali a variabili separabili sono definite in un opportuno intorno del punto zero. Vedete che contiene lo zero? Ci siete? Torna tutti? Ecco, non sono definite ovunque, ma sono definite in un opportuno intorno del punto zero. Adesso abbiamo controllato, quella lì è l'intervallo in cui la funzione è definita. Ci siete? Mi avete seguito? Allora, stop share. Risata non è arrivata. Di solito questo... Pagina successiva. Guarda che roba questa. Ma che bestia feroce. Allora, y' uguale e alla x per radice di y, y di 0 uguale a 1. Quanto fa y di logaritmo naturale di 3? Uguale. Tac. Share. Air server. Share. Tipo, allora chiamiamo più, chiamiamo Riccardo e Giovanni,
E a volte Luca. Vai. Classificazione intanto. Non è bravissimo, non è lineare perché hai visto la dice di Y, c'è la Y e quindi non può essere anonima, poi la separavi, boom, ok? Chiaro ragazzi, vedete che è importante questa cosa qui, perché nel momento in cui avete fatto questa prima classificazione, sapete già cosa vi aspetta e come dovete fare la soluzione. Federico, mi controlli se siamo nel caso idiota? Non siamo nel caso idiota, perché? Perché questo lo butto lì dentro e non mi fa zero, ok? Diverso da zero, sicuramente non ho una soluzione identicamente uguale. Bene? Quindi, dy su dx uguale a e alla x per radice di y. Tu, sì? Mi sono perso. Se y0 non c'è, non esiste la soluzione, ok? E sarebbe il caso dell'esistenza di un'unità di prima. Ti ricordi che la funzione, guarda, vedi che, attento, vedi che ti chiedo che questa sia non solo conto, ma anche derivabile in un opportuno intorno, quindi deve succedere proprio. Ci siete? Ti ho risposto, mi avete capito ragazzi? Sento brusio. Cioè, non potrebbe succedere perché la funzione non sarebbe neanche, non esisterebbe neanche. Allora, y da una parte, numeri dall'altra. Quindi, integrale di y alla meno un mezzo di y uguale integrale di l x di x. Quindi, allora, meno un mezzo più 1 fa un mezzo. E quindi y alla un mezzo fratto un mezzo uguale a l x più c. Tutti mi hanno seguito? No. Sapete che qua, se passate l'esame di matematica generale vi danno anche la patente perché non avete problemi di vista. Che si vede benissimo, il fatto che non avete, cioè, siete già a posto, non avete problemi di occhiali. Dai in fondo, torna. Ok, cosa devo fare adesso? Cosa faccio? Bravissima, quindi metto la condizione iniziale, ok? Quindi inserisco la condizione iniziale che è 1, 0 e quindi ottengo 1 alla un mezzo che fa 1 fratto un mezzo uguale a e alla 0 più c. E cioè, quindi abbiamo 1, 2 è uguale a 1 più c e quindi c è uguale a? Ma adesso chi chiacchiera lì lo becco subito dai lì pensate di scherzare. Allora qui fa y radice quadrata di y uguale a, adesso quel 2 lui lo porto sopra e poi sotto e quindi mi diventa e alla x più 1 fratto 2, giusto? Benissimo, adesso tolgo la radice quadrata e quindi y è uguale e alla x più 1 fratto 2 tutto elevato al quadrato. Tutto giusto? Bene, ho trovato la soluzione. Dove? Dov'è che la troviamo questa soluzione? Dov'è che dobbiamo calcolarla? Ci hanno detto, calcola nel logaritmo di 3. E quindi questo sarà uguale a e al logaritmo di 3 più 1 fratto 2 tutto al quadrato. Quanto fa e al logaritmo di 3? 3 più 1, 4 fratto 2, 2 alla seconda,
Secondo voi è giusta? Mi pare proprio di sì. Ok. Chiaro, ragazzi? Dimmi. Non si legge? Non si legge? Sì. Ragazzi, vi torna dubbi, problemi? Posso aiutarvi in qualche modo? Facciamo subito un'altra. Avete copiato? Allora, dimmi tutto. Sì? Allora, il vostro collega mi dice, allora, nell'esercizio precedente io ho tolto una radice quadrata, vedete, elevando a quadrato da una parte all'altra. Perché sono proprio sicuro che devo prendere la soluzione positiva? Ottima domanda, ok? Attenti, la ripeto per tutti, perché non vorrei che mi venisse il dubbio d'esame. E cioè, qui adesso io tolgo la radice quadrata, quindi sto elevando a quadrato da una parte dall'altra. Per essere proprio preciso, dovrei mettere qui valore assoluto di y, corretto? E quindi vedere se è più o meno 1. Scusate, più, negativa o positiva. Perché invece sono sicuro che è proprio giusta così? Perché? Non ho capito. Allora, è quadrato, sì. Però vedi, io potrei avere più o meno qui. Per essere preciso, dovrei mettere più o meno. Ok? E quindi poi dovrei cambiare il segno dall'altra parte. No? Non va mica bene qui, no? Allora, perché, vedete, la y non può essere negativa. Vedi, y di 0 vale 1. Quindi qui, se tu metti un meno qui, questa diventerebbe tutta negativa. Allora, se tu avessi meno 1, non avresti potuto avere all'inizio. E se non avessi la radice, avresti un'altra equazione. Nel senso che... Ho capito la domanda. Mi dice, se io devo elevare al quadrato a un certo punto e mi trovo a dover scegliere tra più e meno, cosa faccio? Guardo sempre questa. E questa che ti comanda il segno. Ok? Quindi, se tu devi togliere, nel procedimento devi togliere qualcosa, a un certo punto ti troverai a scegliere tra più e meno. La scelta che fai è in base al fatto che deve essere soddisfatta questa equazione. Questa qua è all'inizio. Ti ho risposto? Cioè, il segno della funzione, almeno in un intorno, è dato da quel valore là. Ottima domanda, Qualche altra? Non posso chiamare sempre gli stessi. Oddio. Allora. Marta, che si è appena unita al gruppo. Chi è Marta che si è appena unita al gruppo? Eccola, brava. Ha detto, mannaggia, sono il mio primo al gruppo. Vai Marta. Allora, dimmi intanto. Prima cosa, classificazione. È un po' stronza questa, Stronza questa. No, allora, aspetta, Marta, quando fate così, ragionate per esclusione. Allora, partiamo. La prima, la norma, può essere la norma? No, perfetto, 50% di probabilità. La variabile separabile o lineare? Lineare. No, perché, attenti, giusto, brava Marta,
non può essere lineare, non può essere lineare perché è vero che qui c'è y alla 1, ok, è vero che è y alla 1, ma non ha la forma delle equazioni lineari che sono y' uguale a ax y più bx. Qui la y è dentro la funzione esponenziale, quindi sicuramente non è lineare, quindi è a variabili separabili. Cacchio, ma non sembra però che si possa scrivere come variabili separabili. Marta, guarda che ti danno un suggerimento qua. Ci hanno detto, sì, è che basta utilizzare le proprietà delle potenze. E le proprietà delle potenze dicono che il prodotto delle potenze avente la stessa base è uguale all'unica potenza che ha per base la stessa base per esponente la somma degli esponenti. Ecco là, era nascosta, c'è l'esame. C'è l'esame. Non per tutti, ma qualcuno capita di sicuro, per questo me la ricordo, che abbiamo inserito all'esame. Allora, Marta, prima cosa che facciamo con le variabili separabili, sostituiamo 0. Qui dentro ci viene e alla 0 uguale a 1, diverso da 0, non abbiamo il caso elementare. Quindi rompiamo le due parti. Quindi dy su dx uguale a e alla x per e alla y, e cioè, aspetta perché sto scrivendo che in fondo là mi tirano dietro qualcosa tra un po'. Allora, dy su dx uguale a e alla x per e alla y, e cioè dy fratto e alla y è uguale a d alla x per dx, e cioè dy per e alla meno y uguale a e alla x dx. Integriamo da una parte e dall'altra, magari scriviamo il dy qui e non qui che fa schifo. Ah, che vita triste, eh? Mi torna? Ragazzi, mi avete seguito? Là in fondo ci vedete? Posto? Bene, quindi abbiamo, chi è la funzione che derivata mi dà e alla meno x, e alla meno y? Meno e alla meno y uguale a e alla x più c. Impongo le condizioni di passaggio, e cioè meno e alla meno 0 uguale a e alla 0 più c, e cioè meno 1 uguale a 1 più c, c uguale a meno 2. Quindi la mia soluzione è meno e alla meno y uguale a d alla x meno 2, e cioè e alla meno y uguale a 2 meno e alla x, e cioè logaritmo da tutte e due le parti, logaritmo meno y uguale al logaritmo di 2 meno e alla x, e per finire y uguale a meno il logaritmo di 2 meno e alla x. Vedete, ragazzi, anche in questo caso troviamo una funzione che è strettamente legata, ma proprio strettamente collegata, ad un intorno del punto zero. Vedete, se x è troppo grande qui, salta tutto. Vedete che il dominio di questa funzione è 2 meno e alla x maggiore di 0, e cioè e alla x minore di 2, e cioè x minore del logaritmo di 2. Se mi scegliete un numero più grande di logaritmo di 2, quella funzione lì non è pure definita. Adesso,
Dov'è che secondo voi vi chiedo di calcolare il valore di questa funzione? Zero non posso farlo, qui non saprei cosa farne perché non riesco a tirarla via. Però vedi, attento. Giustamente Angelo mi dice, prof, se me la chiedi nello zero, fatto. Però io so che qualcuno di voi è astuto come la faina, se me lo chiede nello zero, qua, zero, a posto. Hai capito? È giusto lo zero, ma devo cercarvi un punto diverso da questo. Perché sennò qualcuno della classe qua che è schiavissimo ha già visto che potrei capitare se lo stesso. Ok? E quindi mi avete seguito? Quindi qui lasciate stare, me la sono inventata al momento, non l'ho presa tra quelli d'esame, gli esercizi, quindi avete capito come calcolo la soluzione. Ci siete? Ne facciamo un'altra. E mettiamo. Alessio, che si è appena unito al gruppo. Alessio, tu Alessio, eccolo qua. Guarda che intorno che ho beccato lì. Zacchete. Alessio, intanto battezziamola. È anonima, variabili separabili, lineare. Non è lineare. Non è anonima perché c'è l'inizio, variabili separabili. Quindi, cosa facciamo? Prima cosa, con l'equazione differenziale di variabili separabili. Allora, se io parto così, guardate. Se voi partite in questo modo senza pietà, cos'è che ne penso io di voi? Che siete degli bravi. Perché? Perché dovete prima controllare se questa cosa qui messa lì dentro vi dà proprio lo zero. Ok? Dimmi. E guarda caso, viene proprio zero. Ma allora, quanto farà y di pi greco mezzi radice di 3? Quanto farà? Quanto fa? Come zero? Di meno. Ma proprio zero, i ghiacchi maledetti. Guardate. Se fai questa, vuol dire che la soluzione è y di x uguale a 1. Come fai? Guardate, lo so perché avete sbagliato. Attenti, lo so perché, adesso vi dico perché avete sbagliato. Perché avete detto, in quelle lineari, qui c'è lo zero. Quando lo butto dentro, la funzione vale costantemente zero. Ma qua, chiaramente la funzione deve valere costantemente 1 perché altrimenti non soddisferebbe neppure la condizione iniziale. Vedete? E quindi è questo che dovete mettere, non lo 0. E quindi quanto vale y di pi greco mezzi di c? 3? 1. E attenti perché all'esame ce n'è qualcuno che ha fatto così. Non pi greco mezzi di c 3, ma tipo y uguale logaritmo di 2. Che uno dice? Cacchio, se mi ha messo il logaritmo di 2 vuol dire che devo fare la formula. Invece no, perché siamo carotti. Ok? Quindi occhio che mi freghiamo in questa maniera qua. Mi avete seguito? Bene. Cambiamo e ne facciamo un'altra.
Allora, vi ricordate che vi ho detto che la processa Burato è il genio del male? Ok? E quindi queste sono quelle che devo trattare come? Devo prima trasformare in equazioni che noi conosciamo, nella forma in cui noi conosciamo, cioè y' uguale a y più l a x, y di 0 uguale a 1. Non è difficile, dai. Ok? Però questa qui è della parrocchia y' uguale a axy più bx, con la condizione che y di 0 sia uguale a 1. Quindi, scusate che facciamo le cose fatte bene. Quindi, per risolverla, dobbiamo ricordarci la formula risolutiva per le equazioni differenziali lineari. Mamma mia! Oh, dai. Y di x uguale. Allora, attenti, ascoltatemi. Intanto, vi ricordate come era fatta da ieri? No, perché state studiando altre cose. Ma z di x per w di x. Intanto è un prodotto delle funzioni. La prima funzione era la soluzione di questa equazione differenziale qui. E per l'esattezza era e all'integrale tra x con 0 e x di as ds. Dovete ricordarvi l'integrale. Dovete ricordarvi che la prima parte coinvolge solo la funzione a ed è una funzione esponenziale. Per zac 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 zac. Poi integrale tra x con 0 e x di chi? Di chi? Adesso da qualche parte la b di x dovrà pure metterla, no? E quindi b di s. Per che cosa? Per questa qui, soltanto calcolata non in x ma in s. E cioè è all'integrale tra x con 0 e s di a, ma adesso ho usato s, quindi qui devo mettere r. E dov'è che c'è qualcuno che mi viene? Meno ds più y0. Per me ce la potete fare, scriviamo due tre volte, sono sicuro che l'hai ricordato. Allora andiamo. Zac. Chi è chi? Chi è ax? Chi è bx? Chi è x con 0? Chi è y0? Chi sono i vari pezzettini? Bravissima, dimmi. A di x è 1, b di x è, quindi permettimi, scusami, quindi anche a di s è 1 e quindi a di r è ancora 1. Poi b di x è alla x, quindi b di s è alla s. X con 0 è 0, y 0 è 1. Quindi adesso devo scrivermi dall'altra parte,
Sì, dai. Vediamo se posso fare una cosa. Non posso. Allora, voi ce l'avete sotto gli occhi lì, no? No. Chi è che ha detto no, più o meno? Ce l'avete lì, l'avete copiata? Dovete finire di copiarla? No, perfetto, quindi è a posto. Quindi ce l'avete lì. Allora, io faccio la sostituzione e voi mi dite se faccio giusto. Y di x è uguale. È all'integrale tra 0 e x di 1 di s, che moltiplica. L'integrale tra 0 e x di e alla s per e all'integrale tra x con tra 0 e s con il meno davanti di 1 da r ds più 1. Ci siete? Quindi questa è e alla x che moltiplica integrale tra 0 e x di e alla s per e alla meno s ds più 1. Non so con chi di voi, ma con uno dei due gruppi l'ha già fatta questa. Ok, se vi ricordate. E alla x che moltiplica, qui è l'integrale di 1, e quindi questo fa 1, giusto? Questo è uguale a 1, quindi è x più 1. Dove ci chiedevano di calcolarla? Guardate, dove ci chiedevano di calcolarla? Nel punto? Vedete che ci calcolavano nel punto meno 1? Quindi y di meno 1 è uguale a e alla meno 1 che moltiplica meno 1 più 1, e cioè e alla meno 1 per 0, e cioè 0. Ci siete? Posso andare avanti? No? Ci sono. Sì. Esatto, cioè, semplicemente zero. Nel senso che tu, io devo, allora, vostro figlio, ripeto la domanda per tutti i miei, al mudo, cosa che vi chiedono? Semplicemente di inserire il valore. E cioè, qui state a scrivere semplicemente zero. Basta. Ne facciamo un'altra? Share. Si prepara Giovanni Storti. Dov'è Giovanni Storti? Eccolo là. Giusto anche come cognome, perfetto. Vai. Allora, dov'è Giovanni? Com'è? È lo Cicero. Chi è Giovanni Storti? Giusto, non c'è Giovanni Storti. No. Tristezza. Allora, esserci qua. Sta studiando il GGA1 quello.
Carolina. Ah, che metto meno adesso. Chi chiama non c'è. Facciamo un random così. Zac, dietro. Tac. Mattia Tramba. Mattia. Guarda quanti meno che arrivano qua. Carlo Alberto. Ah, che mi picchio, eh. Dai, tu. Scusate, dai. Dimmi il nome. Marco, Marco. Gianmarco, vai Gianmarco. Allora, variabili separabili, qualcuno ha qualche altra idea? Vedete che può essere anche lineare, ragazzi? Questo è nell'intersezione tra lineare e variabili separabili, vanno bene tutti e due. E secondo te, come ti chiedo di risolverla? Lineare, naturalmente, perché così noi passiamo di nuovo la formula, ok? Gianmarco, tranquillo, ti aiuto io con la formula, ok? Allora, ripetiamo la formula. Y di x uguale. Ormai l'avete capito, c'è una e, giusto? E ho l'integrale tra x con 0 e x. Attenti, mi scrivo di lato. Y' uguale a x y più bx. E dall'altra parte y di x con 0 uguale y 0. Non si vede una mazza. Andiamo subito. Là. Allora, qui mettiamo AS DS per l'integrale tra x con 0 e x di BS e all'integrale tra x con 0 e S di meno AR ed R DS più 1 più Y0. Ve lo ricordate, ragazzi? Cominciate a ricordarvelo adesso. Singoli pezzettini, ok, vedete, ho sempre questo, dall'altra parte ho questo con il segno cambiato e calcolato in S, qui ho il BS in mezzo e qui la Y, quindi è tutto fatto in modo dettagliato. Prima di andare, darci un'indicazione, guarda, secondo te, chi è che è BS nel nostro caso? Questo. Il vostro collega ha detto, cacchio, non c'è BS, vedete? Vedete che non c'è BS? Quindi questo pezzo qui è tutto morto. Ma allora in questo caso non era proprio così difficile la formula. Perché? Chi è che è invece AS? Chi è AS? O AX? Gianmarco? Chi è che è AX nella nostra? Bravissimo. E quindi quanto sarà AS? S è la seconda. E quindi qui abbiamo E all'integrale tra 0 e X di S alla seconda di S per 0, perché tanto B di S è uguale a 0, quindi questo è morto, e Y0 più 1. In questo caso ci viene e l'integrale di s alla seconda è s alla terza fratto 3 e quindi x alla terza fratto 3. Ta-ta! Aspetta che mettiamola così bella in grande. Dubbi? Problemi? Vedete che la faccia anche quella porta? Adesso lo facciamo anche con variabili separabili, così vediamo tutte e due. Sì? No, perché il BDS deve essere uguale a 0. Sì, quando il BDS è uguale a 0, quello lì ci va via sempre. Ok, attenti, il vostro collega mi dice, ma è una cosa che succede adesso o sempre? Sempre. Quando BDS è uguale a 0, quello dice sempre. E guarda, se tu guardi le lezioni che ho fatto ieri, queste qui, per queste qui in realtà,
per queste y' uguale a da x y, abbiamo costruito una formula speciale che è proprio questa formula qui, che ottengo mettendo 0 questo e y 0 qui davanti. Ci siete, ragazzi? Bene, cosa ci chiedeva l'esercizio? Y in radice terza di 3? Meno radice terza, così? Quindi, questo sarebbe e alla meno radice terza di 3 alla terza fratto 3, e cioè porto fuori il meno, meno, e ho radice terza di 3 che fa 3, fratto 3, e cioè e alla meno 1. Com'è che lo scrivo questo in Moodle? Importante? Come lo scrivo? 1 fratto? Angelo, 1 fratto? 1 fratto? 1 fratto? È più grande. Sto prendendo in giro. Prova spritz, spritz. Vedi che gli aiuti, dobbiamo portarlo nel... Vedi, aiutarlo, poverino, no? Scusa, mi sei. Cazzata, anzi. Ritorno, ragazzi. Ok. Una volta, due anni fa l'ho fatto, non riuscivo a capire. Provo buonasera, buonasera, di buonasera. Nero. Però Sprizzi veniva già bene. Chissà perché. Ragazzi, torna? Dubbi, problemi? Proviamo a farla con le variabili separabili. Allora, y' uguale a y, x alla seconda. X alla seconda y, queste erano. Era uguale a 1. Naturalmente è una ripetizione, ragazzi, ma così ci ripassiamo anche l'altro metodo. Allora, questo là dentro fa diverso da 0, quindi ci siamo. Poi dy su dx uguale a x alla seconda y, quindi dy su y uguale a x alla seconda dx, integro da una parte dall'altra, ottengo logaritmo di y, e deve essere logaritmo di y e non meno y, perché deve essere in linea con quello lì, uguale a x alla terza fratto 3 più c. Condizione sul bordo, condizione iniziale, logaritmo di 1 uguale a 0 alla terza fratto 3 più c, e quindi c uguale a 0, quindi logaritmo di y uguale a x alla terza fratto 3 e basta, e quindi y è uguale a e alla x alla terza fratto 3. Mi avete seguito? Dimmi tutto. Se il valore è 0, vedi che è sempre così. È proprio sempre così. Scusate che, ragazzi, ripeto, perché magari non l'avete sentito. Il vostro collega mi dice, per scegliere quello giusto, in realtà, il segno giusto, hai guardato qui. E se per caso questo è uguale a 0, se per caso questo è uguale a 0, abbiamo il caso idiota. Ok, quindi non succederà mai. Quindi, di nuovo, y di è alla meno radice cubica di 3 fratto 3, e cioè 1 fratto e. Ok? Vi torna, ragazzi? Chiaro? Dubbi, problemi? Io vi lascerei 7 minuti per studiare GGA1. Va bene? Dalla settimana prossima cominciamo il nuovo argomento, e cioè algebra lineare. Dieci, tanti mi hanno lasciato un casino.